Risi e visi. Per questa ricetta abbiamo bisogno di riso vialone in anno già tostato, della pancetta, parmigiano, burro, piselli sbollentati e del brodo vegetale. Partiamo con la ricetta. Al riso tostato e bagnato col vino bianco andiamo ad aggiungervici il brodo vegetale. E lo portiamo a cottura, indicativamente intorno ai 10-12 minuti. A padella calda andiamo ad aggiungere la pancetta, che rosoleremo bene rendendola semplicemente croccante. Da qui le andiamo a stendere su una placchetta con della carta assorbente. Manca quasi un minuto di cottura, possiamo quindi andare ad aggiungere i piselli. Cominciamo anche ad assaggiare di sale per sentirne un po' il gusto. Ci togliamo dal fuoco e ci prepariamo per la mantecatura, alla quale andremo ad aggiungere burro, parmigiano. Cominciamo a mantecare il tutto. Possiamo quindi andare a servirlo. Andiamo a cospargere sopra della pancetta croccante. Il piatto è quindi pronto. Risi e bisi.